Rieccoci con la parte 2 della storia degli elfi, i figli delle stelle, eroi di un sogno, e il Silmarillion, il capolamuoro di Tolkien. Dai, che la prima parte era quella più lista da spesa, tutti i nomi, Morio al bello, altro che le storielline come lo Hobbit. Va sgravare. Eravamo rimasti ad Arda Creata, Melkor Argabbio e gli elfi, non tutti, che hanno accettato l'invito dei Valar ad andare in esterna a Valinor. E quindi partono, camminando verso le coste dell'ovest, della Terra di Mezzo. I Vanyar, a posto. I Noldor, alla grande. I Teleri, se persero. Succede, siamo tanti. Si attardano. Perché? Perché gli piaceva l'acqua. Giocavano con l'acqua. Così vennero chiamati anche Falmari, gli elfi del mare. E siccome erano proprio tanti tanti, i Teleri avevano due re, come gli Spartani, i fratelli Elwë e Olwë. Arrivano al fiume Anduin. E Lenwë, uno della schiera di Olwë, disse: "Ah, vedi che caruccino, questo fiumettino. Rimango qua." E sti elfi che stavano a Na, ma se so fermati, furono chiamati Nandor. Ambedito se ferma Nandor. Ma scusa, no, avari pure questi. Eh no, perché noi abbiamo provato a nasce. Ma se siamo fermati, voi siete stati proprio scortesi a rifiutare. Ma dai, ma cambia un cazzo. E infatti, tra le divisioni degli elfi, tocca farne un'altra. Ma non vi preoccupate, andrà sempre peggio. I Calaquendi, gli elfi da luce, cioè quelli che videro la luce degli alberi di Valinor, che sono andati di là, e quelli che si sono fermati. O gli avari che hanno rifiutato dall'inizio, i Moriquendi. Ma mori tu e tu sorella qua, goblin, che l'hanno rapita, io c'ero, l'ho visto, non ho fatto niente per fermarli. Mor vuol dio oscuro, già te l'ho detto. In Quenya, mentre in Sindar, e chi so i Sindar? Mo lo vedemo. Oscuro si dice Dur, Barad-dûr. Ora, va, ricordate Melian la maglia? A giardiniera de Lorien? Pure lei in bocca nella terra de mezzo, quando si svegliano i Quendi. Mentre Elwë, l'ambasciatore che aveva già visto Valinor e non vedeva l'ora di tornarci, guida i Teleri, popolo suo. Dai che stiamo in ritardo, il mio amicone Finwë me sta aspettà. E arrivano nel Beleriand, una terra ad ovest della Terra di Mezzo che conosciamo. Una terra che ha molta più storia della Terra di Mezzo, che è robetta. No dai, non è vero. La terra dove si svolgono tutte le cosette di sto libro. Ma mentre continua ad andare verso occidente, Elwë sente cantare un canto bellissimo, e seguendolo trova Melia. Allora lui la prese per mano e... Elwë? Melia? Presidenti? Rimangono bloccati immobili con le fratte della foresta Nan Elmot intorno a loro che fanno copri, copri, copri. Ma che è un trappolone? C'avevano ragione gli spiritelli di Melkor, ve fidate? Ed Elwë? Solo giocavo così. Nuovo capo di tutti i Teleri, Olwë. Ma Elwë singollo, manto grigio vuol dire, Elu Tingle? Ma lo vedi, 46 nomi! Ricordate Tingle, perché lo chiamano sempre Tingle, e chiamalo subito Tingle! Elwë, detto Tingle, come te spoilerano subitissimo, in futuro divenne un re amatissimo, insieme alla moglie Melian! Ah, ma quindi escono dalle fratte? Sì. Perché il loro popolo, so popolo, lo... No, già l'ho detto. Isindar! Isindar so Teleri rimasti nel Beleriand, gli elfi del crepuscolo, gli elfi grigi, un po' di qua, un po' di là, un po' da luce, un po' scuri, un po' che hanno accettato, un po' che sono rimasti, un po' troppo democristielfi, non so se me sta bene. E da questa coppia Sindar Maia escono discendenti con parte Ainur, mezzi santi, e la loro figlia fu la più bella di tutti i figli di Ilúvatar, Lúthien. Mentre i Teleri si perdono, i Vanyar e Noldor arrivano alle coste del Beleriand, trovandoci Ulmo, che fa una cosa fighissima. Che ci ha portato? Narca? Meglio, un'isola! Salite che la spostamo! I Vanyar e Noldor salgono, ma i Teleri si sono attardati, lo sapete. Quindi persero la coincidenza con l'isola. E via! Un pezzettino dell'isola, partendo, si staccò, perché rimase incastrata. Nasce l'isola di Balar.
Prossima fermata a Valinor! I Teleri, quindi, dovettero aspettare anni per la prossima partenza. Ma se doveva aspettare così tanto quando ci era Morgoth? Le isole partivano in orario! E intanto cercavano Elwë. Ma dove cazzo è finito? È sparito! Stranger Tingle! E allora Ossie li andava a trovare, insegnandogli tutte le cosettine sul mare che tanto amavano. E quando toccò a loro partire, a Ossie gli piò male. Ma no! Ancora 5 minuti! Rifaccio un bordello! Così qualche elfo rimase sulle coste. Questi sono i Falatrim, gli elfi delle Falas, con a capo Círdan, il carpentiere. Un nome che sentiremo fino al Signore degli Anelli. Ma nei film no. Ma te rendi conto da quanto sta in giro questo? Questo è il primo arrivato e l'ultimo ad andarsene. All'epoca del Signore degli Anelli è l'elfo più vecchio che abita la Terra di Mezzo. Anche altri fedeli a Elwë, no a Olwë, non volevano partire. Prima volevano trovarlo. Sì, sì, già. Olwë, sei un po' una merda, è tuo fratello. Sì, sì, lo so io perché sei attardato tra le frasche. A tocca la mano della signora pietrificata. Sporcaccelfo. E quelli rimasti furono pure chiamati Eglat, il popolo abbandonato. Infatti che infami. E in tutto questo, chi risbuca fuori? Elwë. E chi me? Mi sono perso qualcosa? Stavate parlando di me? Scusate, m'ero bioccato. Mordasci tua. Non mi offendo, ce l'ho. E gli altri Teleri sull'isola li sentono. Fermi, fermi. Che c'è? Un ministro deve scendere? Torniamo indietro! Ma siamo praticamente arrivati! Ossie e Ulmo fermano l'isola. Quasi! A Valinor. E st'isola rimarrà lì. Tollere Sea, l'isola solitaria. Tol vuol dire isola. Vi sto insegnando una lingua mentre faccio i meme, cazzo! E qui i Teleri dimoravano sia sotto le stelle che vicino Valinor. Chiamali stronzi, porchetti, mezzo Silmarillion al metro quadro. E così tutte e tre le stirpi elfiche arrivano a Valinor. Contenti? No! I Vanyar e i Noldor so tristi perché vivono nell'entroterra de Valinor, circondati dalla catena montuosa dei Pelori, che non fa vedere una cippa a quelli fuori. E con tutta sta luce non vediamo le stelle, ci mancano. E basta! E quanti cazzi elfetti! Quindi fanno un bucino tra le montagne, così possono vedere a riva. Ma guarda chi c'è! I Teleri! Ciao amici! E sul colle Tuna fondano una città, Salmon. No, Tirion! Ma come Tirion? E i Vanyar e i Noldor ci vivono insieme in sta città, coi Teleri sull'isola vicina. Teleri de Olwë, quelli Valinor Coast, non quelli de Elwë, che so i Middle-earth Coast. Da paura. E siccome gli elfi, tra le cose di Valinor, amavano particolarmente l'albero bianco Telferion, Yavanna gli fece dono di un mini Telferion, che però non faceva luce. Un bonsai, che chiamarono Galatilion. E questo, spollinando in giro, ne facciccia un altro d'alberello a Tollere Sea, che chiamano Celeborn. Sì, come il futuro marito di Galadriel. Ed è da questo albero che venne Nimloth, l'albero bianco di Numenor. Nim vuol dire bianco. Ed è da Nimloth che venne l'albero dei Minas Tirith. Pure gli alberi hanno alberi genealogici. Adesso a posto? Sì, dai, almeno per un po'. E qui Manwë coi Vanyar canta, Ulmo coi Teleri rema e Aule coi Noldor scava, chiudendosi a fare le cosette loro, finché i muratori dei Finwë, scavando, trovarono per la prima volta le gemme. E capirai, chiudemose peggio per intagliarle e poi regalarle. Bellissima usanza cambierà. Ora Finwë, re dei Noldor, c'aveva tre figli: Fingolf Turbo Diesel In, Fingolfin, Finarfin e Curu Finwë, conosciuto meglio come Feanor. Ci siamo. Feanor, l'ho detto per ultimo, ma era il primogenito, nato da Finwë e Miriel dei Noldor, mentre Fingolfin e Finarfin erano suoi fratellastri, perché la loro madre era Indis dei Vanyar. Fingolfin e Finarfin erano mezzi e mezzi, impuri, stupidi biondi. Feanor era il più sveglissimo di tutti i Noldor e il suo spirito ardeva come fiamma in peritura. Fingolfin era il più forte, Finarfin era il più bello. Quest'ultimo si sposò con la figlia di Olwë dei Teleri, che si chiamava Earwen. Così, dopo essersi incrociati coi Vanyar, con Finwë, mo i Noldor si incrociano pure coi Teleri. Da questa unione nascerà tanta bella gente.
tra cui Finrod Felagund. Felagund vuol dire signore delle caverne. My Man, anzi My Elf, Angrod e Aegnor, ma soprattutto Galadriel. Oh, un nome che sapete, la più bella della casa di Finwë, dai capelli dorati, no come in Noldor. Galadriel c'ha tutte e tre le stirpi e soprattutto, ma da quanto gira pure Galadriel? Galadriel che vuol dire Maiden Crowned with a Garland of Bright Radiance. Cioè, mi stai dicendo che Galadriel vuol dire oh Madonna benedetta dell'incoroneta. E poi ci sarebbe pure Orodreth, il dimenticabile. Qui c'è scritto che è fiode Finarfin. Altri dicono che è fiode Angrod. Fate voi. Pure Fingolfin si sposa e i suoi figli furono Fingon e Turgon. Mentre Feanor, che volava sempre più dell'altri, c'ha 7 figli, che sono Maedros, Maglor, Celegorm e Curufin. Tette le due merde. Garantir, Amrod e Amras. Tolkien piano, un po' alla volta. Tutte consonanti sparse, come so, tutti i nomi fantasy, tutte codici fiscali, come vie. No, tutti i nomi hanno un significato in elfico. E non ve spaventate per tutti sti nomi, perché tanto li conosceremo tutti. Quindi sì, ti devi spaventare! I magnifici 7. Quasi anticipano tutti i personaggi che verranno ripetuti. Non ti preoccupare, meglio dirli anche adesso. Ripetita in Luvatar. Dai, dai, piano piano ce la facciamo, tutti insieme, dai. Torniamo in Noldor, che hanno appena fondato la città. Non è ancora nato un cazzo di nessuno. Il tempo passa e stavolta tocca ai Teleri lamentasse. Perché hai Quando non gli sta mai bene. Un cazzo davvero. Che c'è? Vogliamo vedere la luce di Valinor! Con tutte ste montagne non si vede niente! Allora, a malincuore, Ulmo manda Osse, che gli insegna a costruire le navi. Ah, ma quindi prima erano bloccati là sopra? Ma è un rapimento! E finalmente, pure loro, raggiungono Aman! Con queste barche trainate da cigni. E riabbracciano i loro fratelli Vanyar e Noldor, che gli regalano gemme. Ma fate finita! E i Teleri, che ci fanno con queste gemme? Le tirano per le spiagge, per il mare. Che cazzo fate? Non so, coriandoli! Ma tanto noi usiamo le perle. Pirla! Va come sbrilluccica tutto, mo! E il tempo passa. I Vanyar si stufano della città. Volevano sta più vicini ai Valar. E si trasferiscono in campagna di luce, nell'entroterra. I Gocchi de Manwë. Va, va. Così si separarono dai Noldor, lasciandogli la città. Sì, ma dobbiamo fare oggi di... Ma che famo affidasse? Addentriamoci un po' di più. Inside the life of Feanor. Nato con le tre stirpi degli Eldar a Valinor. E mentre Melkor è imprigionato dalla catena Angainor. L'avete scritto il nome, io lo dico. È importante. Questo periodo viene nominato il meriggio del paese beato. Depo Meriggio. La super presa bene! E nasce Curufinwë. Il nome Feanor glielo dà la madre, che voleva chiamarlo così, spirito di fuoco. Ma allora perché cazzo mi avete chiamato Curufinwë? Se poi tutti mi chiamano Feanor. Chiedi a tuo padre. Io gli ho detto che era una pescio elfata. Curufinwë. T'ha chiamato come lui, Finwë Junior. No, Curu vuol dire abile, meglio Feanor. La madre, come detto, era Miriel, detta Serimbe, perché tesseva bene. Una sarta che prese molto male sta cosa del parto. Si consumò. Forse per colpa della fiamma di Feanor? Gli ha scarbonellato tutto? E appena sgravato fa: sto stanca. Non chiedetemi di rifarlo. Vabbè, dai, c'hai la depressione postpartum. Niente di grave, su. La portarono nella clinica privata dei giardini de Lorien. In convalescenza, lei si sdraiò e mai più s'alzò. Morta! Va bene! Ma non se muore in statera. Se va nelle aule de Mandos, se è spostata un po' più di là. Non tornò mai! Vabbè, ma sei una stronza! Eppure Feanor, tutti mi dite cattivo cattivo. Ma questi sono nati per essere immortali nella terra immortale? La prima schioppata è a madre? Ma potrà rosicare un pochetto? Il padre Finwë di questo fu tanto triste e riversò l'amore sul figlio, dai capelli neri come ala di corvo.
Chit prima di tutti Lyanna Stark becca. E lui divenne il meglio fabbro, perfezionando pure la scrittura che gli elfi usano ancora oggi e che porta il suo nome, i caratteri feanoriani, il Tengwar. Era proprio un Leonardo da Vinci, un Leonardo da Valmar. Riusciva pure a creare artificialmente gemme più grandi e belle di quelle che si trovavano fatte da Aule. Il fuoco della creazione bruciava così forte in lui ed era così risoluto che in pochi hanno alterato leggermente le sue intenzioni a parole, e nessuno con la forza. Si chiama Spirito del Fuoco. Che pensavi diventasse, pompiere? E i figli li ebbe co Nerdanel, figlia d'un fabbro, Matan, che gli insegna tutto quello che sa. Nel durante, Finwë si risposa co Indis la Chiara Navanyar, parente di Ingwë, il re supremo Vanyar, eh? Mica bruscoli, mica gemmine de Aule. Sì, ok, Fëanor è più bravo, ma manca a far così. Fëanor, sto matrimonio non lo prende bene. Amo poco la matrigna, eppure i fratelli. Fratellastri, prego, meticci. Questo è l'inizio del distaccamento de Fëanor. Così passano tre ere. Di già, te distrai un attimo. Ed è ora di scarcerare Melkor, liberandolo dalla catena Angainor. Il meriggio sta finendo. Hai imparato dai tuoi errori, Melkor? Sì. Ma rosica ancora di più. Che so tutte ste robe luccicanti? Gemme. Che video! Ne voglio io! Questo lo pensa solo. In realtà chiede scusa a Manwë. I can change. Rimedierò ai casini che ho fatto. E vabbè va. Ma non lasciare la città. Allora Melkor rimane a Valinor, insegnando tante cose belle agli Eldar. Nessuno sospetta niente. Manwë non si accorge che c'è qualcosa sotto, anche se è il fratello quasi gemello, perché a differenza di Melkor, non concepisce il male. Quindi se dice che era un pischello, ormai che può fa? Ha capito. Sono così contenta che Melkor si sia ravveduto. E Melkor ha sempre più libertà. Ma Ulmo, unica salvezza in mezzo a sti rincoglio Valar, non era convinto. E Tulkas era ancora incazzato. Se lo beccava in giro per Valmar, stringeva i pugni. Ma non eri quello che rideva, Joy Boy. Era una fase. Perché Tulkas era lento all'ira, ma anche a dimenticare. Dai, che meschino! Ho pagato il mio debito con la giustizia! Sei rancoroso! Manwë, guarda Tulkas che è rancoroso! Dai! E non si fa così, sì. Tulkas! È cambiato! Melkor si avvicina agli elfi. Perché? Perché li odia! So, ricorda che è colpa loro se gli hanno menato! E chi retimo? Ai Vanyar fregava poco de Melkor. Stavo sotto l'albero, stavo bene, bro! I Teleri stavolta era Melkor che fregava poco di loro. Poveracci, puzzano de pesce. Ma i Noldor, un po' pirati, Teleri, un po' signori, Vanyar, mi piacciono. E gli insegnò tutta la metallurgia, ma non a Fëanor. Anche se Melkor è così stronzo che in futuro disse in giro che è stato lui a insegnare a Fëanor tutto quello che sa. Cazzate, non te pia meriti. Fëanor andava dritto e seguiva solo il fuoco che gli ardeva dentro. Non dava retta a Melkor, perché non c'è mai stato nessuno che ha odiato Melkor, Morgoth, come Fëanor. Fëanor Prime era nel suo prime, ma non nella serie di Amazon Prime. E forse intuendo il suo futuro, un giorno si mise a lavorare. Ed ecco i Silmarilli! E voilà! Belli! Che poteri hanno? Beh, innanzitutto attirare i borseggiatori. E poi so gemme che in realtà lo sembrano solo. Cristalli, ma più forti dell'adamante. Indistruttibili. Altro che buttarli nel vulcano, buttali dove pare. Che tanto il materiale di cui sono fatti manco importa. Perché era solo un mero velo per quello che contenevano. Come i corpi dei Valar. Dentro c'era un fuoco, nato mescolando la luce degli alberi di Valinor. Sembravano vivi e splendevano con luci diverse. Se esistesse un liceo di pietre magiche, sti brillocchi metterebbero tutti i giorni la capoccia della Triforza nel cesto, mentre si rubano la merendina dei gemme di infinito. Erano così belli che nemmeno gli Ainur sarebbero stati capaci di crearli. E nemmeno più Fëanor. Ma come cazzo hai fatto a farli? Regà, boh, non mi chiedete di rifarlo. Per citare sua madre. Ma che bel lavoretto. A Fëanomeno.
Tu sì che Valar! No, da sto pezzo ci ho messo tutto. Tutte le cazzate concentrate. Allora Varda li consacrò, così che nessuna mano mortale o impura li potesse toccare senza bruciare. Chiunque non sia degno! Un salutino a Mjolnir! Solo io sono degno, infatti. L'hai benedetti. Beh, grazie. Ma chi t'ha chiesto niente? E Mandos predisse che i destini di Arda, di terra, di mare e di aria, fossero racchiusi nei Silmarilli. Raga, io ho fatti solo vedere. Fatevi i gioielli vostra e fateci le profezie. E Melkor? Che te lo a fa? Li voglio subito, cazzo! Adesso li pretendo! Cercò di mettere zizzania tra i Valar e gli Elf. Bella Valinor, eh? Ma ci vivrei? Ma non è che vanno portato qua per non farvi governare la terra di mezzo? Come disse la mia ispirazione, meglio governare l'inferno autunno che servi in paradiso, Valinor? Ma no! Sicuri che non erano gelosi del fatto che aumentando sempre di più di numero di potere potevate sopraffarli? Ma dai! Ma se vi nascondono pure le cose? Non è vero! Ah? Ve l'hanno detto che sta arrivando un fratellino? Anzi, tantissimi! Infatti i Valar sapevano della venuta degli uomini, ma gli elfi no! Melkor glielo dice per primo! Erroraccio qua, Manuel! E poi cosa avranno tutta per loro? La terra di mezzo! No! Ci rubano il lavoro! Eh sì! Manuel, infame! Non ci ha detto niente! Ma te credo! Gli umani sono più scarsi, sono più facili da governare! Pensateci! E i Noldor borbottano! Ma Feanor? No! Feanor non gli dà retta! Perché a Feanor cominciano a piacergli un po' troppo sti Silmarilli! Li guardava e li riguardava i suoi tesori! Melkor insiste. Lo sai che ai Valar gli dispi tanto che te tieni i bigiottoni tutti per te. Me frega meno dei miei fratelli. A canna? Melkor non a canna. Cambia per te Gules. Parlando dei tuoi fratelli, Fratellastri. Ma lo sai che non ho nessuna prova a favore di questo, ma me lo sento. Fingolfin vuole usurpare tuo padre Finwë. No, questo mi fa un po' incazzare. Ok, ti ascolto. Ed è qui che i Noldor scoprono le armi. E chi gliene parla? Melkor. E che so? Ferri a punta. Tu fai zzz, e quell'altro fa Interessante. Preparatele, non si sa mai. E tutti si mettono a fabbricare armi, pensando d'essi soli ad aver ricevuto l'imbeccata da Melkor. Feanor compreso, che fa armi e elmi con pennacchi rossi. E poi si ribella. Sfondiamo tutto e andamosene, basta. Questi stanno un po' troppo a guardare la roba mia. Bordello a Tyrion. Fingolfin, porello innocente, va dal padre. Ma veramente se ne volevo andare? Tu ci hai portato qua. Ci avevo parlato con Feanor. Io non gli volevo dare retta. Ma allora è vero che vuoi spodestà papà? Statti al tuo posto, cheat. Statti. Molto poco elfico. Sta buono, gli disse Feanor. E poi c'è Miser carichissimo. Gli punta la spada e gli dice più o meno: t'azzarda più. E Fingolfin zitto, a catena Angainor. Ma no, ma è tutto un equivoco. Perché dovete litigare? È come vede Goku che pia cazzotti Berlinguer. I Valar lo mandano a chiamare. Mo che c'è? Volevo andarsene! Ma perché? Abbiamo fatto tutto quello che avete chiesto! Perché non siamo schiavi! Ma chi va mai trattato da schiavi? Avete scavato, fregate le gemme, costruite le città! Vi abbiamo dato la terra! Ma chi va a detta sta cazzata? Melkor! Feanor candidamente lo sbrumotta. Lo vado a pia io. Vabbè, è stato circuito. Fategli una ramanzina, Feanor è rimandata a casa. No, punito pure Feanor. Perché ci ha creduto? In esilio per 13 anni. A pensare a quello che hai fatto. Allora Feanor pia i figli e va a nord, fondando la fortezza di Formenos. A Formenteros. No, tra le montagne. E ci va pure Finwë, perché vuole tanto bene al figliulet. Quindi alla fine, in effetti, Fingolfin diventa re di Tyrion. Reggente, sovrintendente, ibrido. Tulkas, che è andato a pia Melkor, non trova. Lo sai perché? Perché pure lui è andato a Formenos. Feanor, che vuoi ancora? Te do una mano. I Valar sono stati tanto cattivi con...
con te. Guarda che te fregano i brillocchi. Smettetela di nominarli. Mannaggia a me quando l'ho fatti vedere. Sono miei. Bussa via. E Melkor bussò via, tornando nella terra di mezzo. Manwë si rende conto che Melkor non è cambiato. Ma no, è una piccola ricadutina, dai. E manda Tulkas e Orome alla vecchia fortezza Utumn, che è ancora sfitta. Perché Melkor, sì, era andato nella terra di mezzo, ma poi è tornato indietro, passando da sud, nella buia regione di Avatar, dove vive un Goliath, una ragnona gigante, vecchia serva di Melkor, che a una certa fece fuck di shit fuggendo nel mezzogiorno, ma che adesso rejoina Melkor. Dai, poi te pago. E zitti zitti, quatti quatti, raggiungono Yarmentir. Yarmentir, il montarozzo più alto a sud. Arrivano durante il festone per la raccolta dei frutti degli Avanna. C'erano tutti, pure i Noldor ribellini de Formenos. Dai, scurdammo su passato. Però è venuto solo Feanor. Finwë no. E Feanor non è che viene proprio vestito a festa, con l'elfrac, ma tutto armato in uniforme. E i Valar, completamente disinteressati, gli chiedono: non è che potremmo vedere i Silmarilli? No! Oh, ma allora c'aveva ri ragione Melkor! Ma fateveli pure voi! Non siamo capaci! Skill issue! Kuru issues! Che te devo dire? Almeno però ribecca Fingolfin e ce fa pace! Perché succede sempre così? Che è successo? Che Melkor intanto ha raggiunto gli alberi Telferion e Laurelin e l'ha buttati giù! Mentre un Goliath succeva la linfa. Dai, e namo! Ancora! Un Goliath ci giocano! Poni pozzi de Varda! Diventando sempre più grossa. Un Goliath mi turbi! Nessuno canta più. Manwë, che ha visione notturna, scorge una tenebra più tenebrosa del tenebrone. Semicit! Ho capito, Tolkien, è buio. Dicendo a tutti: oh, diavolo, diavolo! Ma Melkor fugge e ride. Ho rotto il cazzo anche stavolta. Gli alberi sono andati, e gli anni degli alberi pure. Elfi e Valar si riuniscono nell'anello del destino, e gli elfi piangono. Non mi piace come se stai vorve, perché ormai la luce degli alberi, non famo scherzi, esiste solo nei Silmarilli. E lo sapevo. Se solo potessimo prendere un pochino di quella luce, potremmo risanarli. Io ho già pagato i tassi. Ma ti si chiede di fare uno sforzo in più per la comunità. Sei disposto a farlo per i tuoi dei? Vergogna! Siete ancora ed oggi come sempre dei poveri comunisti! Fëanor non li vuole da, perché, come detto, non sarebbe in grado di rifarli. E so il suo fiore all'occhiello. Patrimonio un elfo vero. Un elfo. Uno. Io. E se dovesse distruggerli, pensa te, per attingere alla luce, ne morirebbe. Sì, ma poi torni, non ha senso. Vai a casa de Namo. E Namo, fai sto sacrificio per il bene superiore. La comunità contro l'egoismo. L'essere possessivi delle proprie creazioni. Tessori. Regà, mi sa che rifiuta. Non vedremo mai più i nostri alberi. Nienna, per favore, stiamo trattando. Feanor si rende conto che sì, aveva ragione Melkor. Lui sì che è un Mellon, un amico. Ho sbagliato a cacciarlo. Notizie da Formenteros: Melkor ha imboccato e ha ammazzato tuo padre. Un amico ha sparso il primo sangue nel reame beato. Ma veramente, ragazzi? Veramente Feanor ha come madre la prima persona che si è lasciata morire? Elf-eutanasia? E come padre il primo morto ammazzato della storia di Valinor? Di Arda? Il primo orfano? E te stupisci che rosica un pochetto? No, non fa così. Adesso dacci pure i Silmaril, così diventi anche povero. Ah, giusto! Melkor si è fregato tutto il tesoro, e ovviamente pure quelli. Qui Feanor chiama Melkor Morgoth, che vuol dire nemico del mondo. Quasi più stronzo dei Netanyi Sackville. Un soprannome che è andato de moda. Questo è Feanor. Crea i Silmaril e pure i meme. Ma volete smettere di usare le cose mie? E Manwë cerca di consolarlo. Quanto mi dispiace, Feanor. Vaffa Valinor pure te! Sacrilegio!
isterico qua, Feanor, eh? È tutto sbagliato! Ricarica, ricarica! Ma perché in realtà Feanor è un altro zunderino. È sconvolto per i Silmaril, sì, ma più per il padre. Oh. E si dice che nessuno volesse più bene al padre di Feanor nella storia delle storie di tutte cose. Tranne nessuno. Stavolta è così. Morgoth fuggi fuggi con Goliath nel nord, passando per i ghiacciai stridenti, arriva ad Angband. La ricordi? La vecchia roccaforte dove stava Sauron. E mentre ci va, cerca di seminare un Goliath. E levate. Ancora, ancora. E basta. Ho fame, ho fame. Ma hai già mangiato le due frattone più fighe dell'universo. Le insalate sono leggere. Dammi le polpettine, gemmine, che te sei fregato a Feanor. Va bene. E gli dà da mangiare il tesoro. Tranne i Silmarilli. Voglio pure quelle belle polpettone di luce. No, queste sono mie. Gli ascoltano. E così un Goliath, che era diventata fortissima e grandissima a forza di magnà, lo imprigiona a Morgoth. E Morgoth contrattacca. Strilla. Come nessuno aveva mai strillato! Chi risponde alla chiamata? I Balrog, che erano rimasti infrattati nei curicoli. Patrone! Arriviamo! Un Goliath cede e scende nel Beleriand, stabilendosi in un bellissimo trilocale oscuro che fu chiamato simpaticamente Valle della Morte Orrenda. Lì ci abitavano altri ragnetti e lei ci fece lo sweet sweet sex e poi se li magnò, dando vita alla sua progenie che ritroveremo nei film. E che fine fece questo ragnone? Si dice che una certa aveva talmente fame che un giorno si assaggiò, passa quanto son buona, divorandosi da sola. E Morgoth che fa? Quello che faccio tutte le ere, Sauron. Tentare di conquistare il mondo. E Morgoth con Sauron. E Morgoth con Sauron. Creandosi una corona di ferro dove piazza i Silmarilli. Con le sue manine ormai scottate e doloranti per sempre. Li ha toccati e il bless di Yavanna ha colpito. E rimane lì a governare, non muovendosi quasi mai. Intanto Feanor se n'era andato dalla festa. E poi torna. Sì, ok, ci dispiace per tuo padre, ma in esilio, in esilio. Sti cazzi! Wow, che elfo, non devi chiedere mai. E procede con un discorso che infiamma i cuori. La sa che io noldoriani, perché dobbiamo seguire i Valar, che manco riescono a fare pulizia in casa propria. Manwë, Morgoth, so tutti da stessa razza. Feanor, non ci possiamo fidare. Ora che mio padre è morto, io sono il vostro re e vi dico di tornare a casa. Che è al buio, sì, ma meno buio di qua ormai. Ci sono le stelle. Andiamo a ripiasse i miei Silmarilli e saremo noi gli unici padroni della luce. Kingdom Earth. Ed è qui che pronuncia il blasfemo giuramento coi sette figli, tutti con le spade sguainate. Manwë, Varda e tutti quell'altri che non mi avete nominato siano testimoni. Pure Ilúvatar! Noi giurettiamo, pena buio eterno, che il nostro odio non si estinguerà mai. E la nostra vendetta non si fermerà mai. Finché non avremo recuperato ciò che è nostro. E se qualsiasi essere, umano, elfo, demone, Valar, Gesù Cristo, la Madonna, nato o non ancora nato, nella buona e nella cattiva sorte, in salute e in malattia, reclami il possesso dei suddetti Silmarilli, noi lo andremo a cercare fino alla fine dei tempi. Firmate qui. C'ho mai a notaio. Un nomaio. Solo ketchup. Basta. Così parlarono Maedhros, Maglor, Celegrom, Curufin, Carantir, Amrod, Amras e Feanor. Regà, anche meno. I giuramenti in sto mondo sono una cosa seria, che non possono essere spezzati. Hai sgravato. E Finarfin cerca di metterci una pezza di Carmine Noldor. E Galadriel? Galadriel? Volendo con Feanor. Ma allora c'aveva ragione la serie? Vuole fa botte incazzatissima pure lei? No. Vuole vedere la terra di mezzo, perché non c'è mai stata, visto che lei a Valinor è nata e vuole un suo regno. Quindi Feanor è il più convincente e quasi tutti i Noldor partono. Di nuovo, sbrigamose prima che cambiate idea e prima che i Valar facciano qualcosa. E tra quelli che vogliono partire si mettono a litigare pure tra di loro. È un mastierfi, altro che belli e caruccini, sono tutti incazzosi, fragili. Bello! Porco...
in modo lì. Buttalo! Ma incazzosi in modo epico. Il furore. Non del tipo ho una tempesta in me. Perché alcuni non volevano Feanor come re, ma Fingolfin, che è più caruccettino, più eroe. E si dividono pure tra questi. Gli elfi una cosa sanno fare bene, come film dell'orrore. Dividemosi. E proprio mentre si aprono le porte di Tyrion, ecco un messaggio da Manwë. Feanor, prima che tu varda, me ne vado, ciao. Aspetta. No, non partire. Chi lascia la strada vecchia per la nuova, solo magagne trova. Non mi fido. Senti, se volete andate. Ma noi non vi daremo una mano in questa cerca. E non andate a dire ai Moriguendi che vi avemmo trattato male, perché veramente, tranne te, Feanor, tu sei esiliato a vita. Mai ce la farai contro un Vala. Nemmeno se Eru, nostro signore padrone, t'avesse fatto tre volte più grande. Cheat, dissing. Guarda, tre, come i Sirmarili, quelli che siete buoni a fa. E Feanor rise, rise in faccia agli dèi. Io non ce la faccio a non rispettarlo un pochetto, Feanor. Sii egoista, sii uno stronzo, quello che ti pare, ma... cioè, va dritto. E non frebuta. Tutti frebutano a lui. E Manwë stoico, immobile, non conosceva la malvagità. Tu madre qua sarta, Feanor! Chi l'ha detto, porco ciò squarto? Tanto anche qui abbiamo canisciuto il dolore. A sto punto, meglio la libertà. E se non gliela faccio a menà Morgoth, state sicuri che almeno ce provo. E via verso la terra di mezzo. Come? Come come? E ci servono le barche. Teleri amicissimi, bravi che ci siete arrivati, barche di Teleri, bravi, state capendo. Venite con noi, se ne andiamo via da sto postaccio. Andiamo all'avventura. I Silmarilli sono là fuori, cerchiamoli. Stavo bene con Ulmo. Vabbè, in realtà era per essere cortesi. Ci servono solo le barche. Prestatecele. Nah, l'hai detto pure tu prima. Non siamo comunisti. Sì, ma siete stronzi. Quando voi siete arrivati per ultimi, stavate con le capanne. Noi abbiamo costruito il porto al Qualonde, il porto dei cigni, le infrastrutture. Ma per noi le barche so come per te i Silmarilli. Le abbiamo lavorate con passione. So i nostri tesori. Ah, non è bello quando fanno a te, eh? Questo lo rispetto. Davvero? No! Sono barche de merda! Tronchi galleggianti! I miei sono gioielli con la luce imperitura della creazione! Cioè, si chiama il libro! Dammi le barche! E rega, s'ammazzano tra di loro! E quel pirla de Fingon, figlio de Fingolfin, arriva dopo, col gruppo dei fan del padre. Non capisce e dà una mano a Feanor. A uccidere sti pori Teleri di Olwë. Ma vuoi capire prima un attimo che succede? Crimini di guerra così a caso. Sono loro i ladri. Mica, un Doberman che vede una palla e corre. Questo è il primo fratricidio, perché ce ne saranno altri. Elfi versus Elfi, il fratricidio di Al'Qualondë. E Olwë se incazza. Osse, via qua. Osse! Osse non arriva, perché Manwë ha detto che non si impedirà la fuga dei Noldor. Sì, ma questa non è più una fuga, è una strage. E Unien piange. Ma fate vedere a Nienna. E il mare sbrocca. Ma ormai troppo tardi. I Noldor si arrubano le navi e un sacco si sfragnano. E cazzo, altri elfi mortali morti. Ma più o meno gli fanno a proseguire. E mentre stanno per arrivare, tra la spuma e il chinotto, vedono una nera figura dinanzi a loro. Morgoth? Dai! Tirate l'ancora, ci vado a nuoto! Non è Morgoth, è Mandos. Namo, colui che non parla mai, ma quando parla è la cassazione. E pronunzia la profezia dei Noldor. Tutti la seguono. Voi siete... Piangerete una cifra. E adesso a Valinor verranno innalzati i muri per non farvi più in bocca. L'ira dei Valar pioverà terribile sulla casa di Feanor. E coloro che non moriranno morti ammazzati finiranno per essere stanchi del mondo come un greve fardello. E verranno chiamati gli Spodestati. Questa è la parola di Mandos. I Valar han detto.
Ma siete dei truffatori! Avevate detto che non ci impedivate, dannaccene! Sì, ma non che non ve maledicevamo, eh? Ed era prima del fratricidio. E Feanor come rispose? Sti cazzi! Sempre figo, eh? Non ha perso il tocco. Meglio maledetto che caga sotto! Vabbè, ma questo proprio... Ormai ho giurato! Finarfin, invece, abbozza. Poi è il casino con Olwe, che è pure misogero. Potevo parlarci io! Sti cazzi! Vabbè, errare elfico, ma perseverare orchetto. Quindi Finarfin torna indietro a Valinor, salvandosi, venendo perdonato. Mentre i figli... No. I figli vanno appresso a Feanor, perché sono amici dei figli sua. Non vogliamo lasciare i cuggi. Eppure Fingolfin prosegue. Triste, ma prosegue. E sbarcano a nord! Prima dell'Elcaraxe, i ghiacci stridenti, il ghiacciaio che collega Aman al Beleriand. La cacciata da Valinor è completa. Rimanda un po' alla cacciata dell'Eden, può essere. Ora, loro vorrebbero fare lo stesso percorso di un Goliant in mezzo al ghiacciaio. Ma quello era un ragno gigante. Fa troppo freddo. Sempre sto freddo che ferma la gente magica, potente. Una cosa così reale. Bello. Che famo? Ripiamo le navi? Ormai sono troppo poche. Allora Feanor ha un'idea. Voi del gruppo dei Fingolfin, aspettate qua. Le vado a contare. E poi famo tipo traghetto. Eh? Ok. Feanor prende quelli fedeli a lui, va dove stanno le navi e salpa, lasciando Fingolfin e i suoi ad Araman. E no, Feanor! E questo no! Questo è da pezzi di Morgoth! No, non so più tuo amichetto! E fu Feanor, il primo tra gli elfi, a risbarcare nella terra di mezzo, nel fiordo di Drengist! Poi arriva Maedros, il maggiore dei figli di Feanor. Allora, facciamo il traghetto? Ma che simpatico! Ho un figlio scemo! Maedros il barzellettiere, ti chiameremo! Bruciatele! E sta cosa, comunque, è grave. Brucia le navi, tesoro dei Teleri? Anche, ma soprattutto, Feanor mente. Dire le bucine è grave in sto mondo. Soprattutto se sei un elfo, uno della gente che chiacchiera. E se sei Feanor, il più abile con le parole. Eh? Un salutino al Parlamento. È importante. Ma nel deserto è rimasta pure Galadriel. E capirai. Ma n'ha vista, è pure bionda. Che cosa dovrà mai fare di così importante in futuro? Questa è la fine dei più bei vascelli mai visti nella storia. E questa frase non verrà assolutamente mai ridetta, no no? Con questo ennesimo fatto brutto, il destino dei Noldor e la loro caduta piano piano si compiva. Fingolfin, Galadriel e tutti quelli rimasti là non hanno altra scelta che superare il gelido Elcaraxe. E gli fanno. Questo li temprò. Un sacco ce morirono. Ma chi non perì? Temprato. Compresa Galadriel. Eppure loro, abbastanza adiratini con Feanor a sto punto, arrivano nella terra di mezzo. E noi ci fermiamo. Con elfi che sono tornati ed elfi che già stanno qua. E Feanor coi figli. Che vorrà fa? Mi sta a piacere? Avvincente, dai! E abbiamo solo intaccato la scorzettina! A presto con la parte 3! Che non è l'ultima, eh!